costituzione della comunità pastorale Madonna del Rosario, San Giovanni Battista, San Giustino e Sant'Ireneo, riunita nel giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e solennità, poiché riceve dall'Arcivescovo il suo nuovo parroco responsabile nella persona del presbitero Luigi Franco Caldera. I vicari della comunità pastorale, Don Felice Terreni, Don Michele Buttera e Don Donato Cariboni, i membri della Diaconia, Monsignor Luciano Frigerio, Don Marco Cianci, Padre Giuseppe Tironi, Diacono Gabriele Penna, Suor Tiziana Contervia, Suor Pier Marcella Ginoble, Suor Emanuela Scalvini, Suor Mariangela Stucchi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio onnipotente e misericordioso, che ci dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, ci santifichi ora con la luce della sua visita e ci colmi della sua benedizione. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio ci renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Noi che ci rallegriamo per la venuta del nostro Redentore, possiamo godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Chiedo adesso parola. Don Luigi, allora oggi tutte le parrocchie di Cesano Boscone sono unite, qual è la novità? La novità è proprio questa, un cambiamento di testa. Bisogna passare dal pensarsi come tre parrocchie, dove ognuna fa per conto suo, all'essere comunità pastorale, dove insieme si cammina. L'avverbio decisivo è questo, insieme. E con decreto lei è il parroco di tutta Cesano Boscone? Io sono il parroco delle tre parrocchie che restano giuridicamente in quanto tali e poi c'è il gruppo che lavora al servizio di tutta la città. E come comunità quale futuro? Come comunità io spero proprio che questo serva a creare sempre di più relazioni e a far crescere in tutti la consapevolezza che il cammino da fare è unico per tutti. E per tutte le novità, le messe rimarrà tutto uguale? Per ora assolutamente sì, poi con calma vedremo se c'è qualcosa da cambiare, se c'è qualcosa da sistemare. Penso che ci sarà qualcosa da sistemare. Va bene, grazie. Grazie a te, ciao.